l'acqua si è già schiarita completamente, è limpida, quindi ho deciso di utilizzare uno 0-10. Proveremo a bigattini con la bolognese class, speriamo di riuscire a catturare qualche pesce, ragazzi. Qui ci dovrebbero essere bei cefali e belle salpe. Ogni tanto capita anche qualche sarago. Ragazzi, primo pesciotto. È uno sparlo? No, saragotto. Lo rilasciamo verso di là, in modo che non dà fastidio magari ci dovesse essere il branco sotto. Via! Un altro saragottino mignon, preso praticamente nelle branchie. Questo significa che stando molto probabilmente in branco, potrebbe essere un problema. Vai, con un'altra mangiata. Ragazzi, sempre la stessa taglia. Proprio pesciotti, questo addirittura è più piccolo. Fino ad ora, raga, solo pesciotti di piccola taglia. Il mare è mosso, l'acqua però è chiarissima. Sto pescando con uno 0-10 fluorocarbon, ma niente, pesci grandi non ne vogliono sapere. Ragazzi, ha fatto una sola fuga negli scogli, ha tagliato proprio qui vicino alla girella. Altro pesciottino, raga. Sembra una salpa. Infatti sì. Una salpa, raga. Questa zona qui è costellata praticamente di infatti l'ho riperso. Non ci credo. 0-12 quando va a strosciare sugli scogli non ce la fa, non ce la può mai fare. Infatti, ecco qua. Speriamo, raga, speriamo che questi due pesci che ho perso siano salpe e non saraghi. Generalmente tirano in modo simile, subito non cercano le tane. Lo spot in ogni caso, raga, è difficilissimo perché il fondale è pieno di rocce e sono tutte quante a diverse altezza, quindi facile che il filo vada praticamente a toccare la roccia e quindi a tagliarsi. Niente, raga, non ne riesco a tirare uno sopra. 0-12, roccia, via, si taglia tutto. Ragazzi, tutti di questa taglia, anche sul calasole. Continuiamo a pescare. Vediamo un po' se riusciamo a prendere qualcosa di più interessante. Comincio a perdere le speranze. Ragazzi,
con un bel pesce lavato. Purtroppo sta là fuori, senza le rocce. Salpa, raga. Ragazzi, aveva ingoiato, abbiamo tagliato il terminale, era troppo in fondo, adesso la rilasciamo. Ragazzi, io credo che per oggi possa bastare, mi sono divertito un sacco, non sono usciti pesci super di taglia, una salpa discreta l'abbiamo tirata fuori, gli altri due pesci che abbiamo perso sicuramente erano altre due salpe. Io come al solito vi do appuntamento ad un prossimo video, continuate ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, continuate a seguirmi su Instagram, ci vediamo ad un prossimo video ragazzi, ciao!